Grazie Presidente, Governo. Allora, oggi onestamente questi 4 minuti li dobbiamo spendere facendo un grande sforzo di intelligenza. E lo dico, insomma, senza farvi fare ironia, perché ovviamente parliamo di un provvedimento che oggi noi qua discutiamo praticamente in 4-4-8, che parla di 55 miliardi che dovrebbero essere necessari per rilanciare questo Paese. E facciamo veramente un grande sforzo intelligente. Lo stesso sforzo in realtà che ha fatto anche il Presidente Rossomando quando ieri in Commissione, da relatrice per quanto riguarda, diciamo, la nostra competenza, ha spiegato un po', ha cercato di farlo e ne ho apprezzato lo sforzo. Però credo che in cuor suo, come del resto in cuor mio, ci fosse un po', come posso dire, quella sensazione di essere inutili. Perché diciamocelo con grande franchezza, noi, questo ramo del Parlamento, quello che è chiamato la Camera Alta, siamo stati onestamente su questo provvedimento e su molti altri semplicemente inutili. E ma voi cosa pensate? Pensate davvero che noi questo provvedimento non lo volevamo votare? Pensate davvero che in un momento di crisi, di grande e profonda crisi di questo Paese, alla quale tutti richiamano, dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere bravi, tutti insieme, mi raccomando, non avremmo voluto votare un provvedimento di 55 miliardi che sono tra finanziarie? Ma certo che l'avremmo voluto votare! Ma come se non l'avremmo voluto votare? Il problema è che non ce l'avete dato la possibilità! Perché voi da provvedimento in provvedimento, giorno dopo giorno, DPCM dopo DPCM, decreto dopo decreto, ci avete detto, fermi tutti! Qua abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, eh. Calma, ragazzi, venite, mi raccomando, fateci delle proposte. Allora noi da bravi scolari, no? Ci siamo messi lì, abbiamo provato a fare delle proposte. L'abbiamo fatto dall'inizio, non abbiamo mai smesso di fare proposte. Fino a quando anche il Presidente Mattarella a un certo punto ha detto, oh ragazzi, calma, dobbiamo farle tutte insieme queste riforme o queste grandi manovre che servono al Paese. E invece voi cosa avete fatto? E non mi riferisco a nessuno di voi in particolare, se non a quello che siede là in mezzo, che oggi non c'è, che si chiama Giuseppe Conte. Se ne è ampiamente fregato, perché ci ha solo detto durante le dirette Facebook, dateci delle proposte. E noi, santo cielo, le abbiamo fatte. Ma con che coraggio andiamo dalla nostra gente, dalle nostre persone, da coloro che ci chiedono a dire, abbiate pazienza, sfiga! Sfiga! Non possiamo, perché sapete cosa c'è? Ci hanno detto dateci collaborazione, gli abbiamo dato il pacchetto e cosa hanno fatto? Una task force, stavo per dire una roba che però, una task force. E poi ti scopri che quella task force, rinchiusa in una villa particolarmente importante, esce fuori con quasi tutte le nostre proposte. E allora ci prendete anche per i fondelli. Abbiate almeno il coraggio di dire, fermi tutti, abbiamo il decreto rilancio, questa volta lo facciamo insieme. E allora la Camera bassa, Presidente, glielo dica a quelli della Camera Bassa, che forse ci devono mettere un po' meno tempo, devono darci la possibilità di entrare nel merito. Vedo che annuisce, perché probabilmente questa cosa qua sappiamo di avere perlomeno su questo ragione entrambi. Sul provvedimento in sé, e non mi soffermo perché 4 minuti sono veramente pochi, la pietra tombale l'hanno messa alcune associazioni, non ultima la Confindustria. Il governo non ha un progetto, la fase 3 è senza visione. Presidente di Assotermina, 3 miliardi per l'Italia, 200 milioni per le ferrovie, 140 milioni sui monopattini qua, stendiamo un velo pietoso e 10 milioni per i porti. Peccato che sono quelli che portano le merci e le distribuiscono. Poi sulla logistica e l'infrastruttura del nostro paese sono ligure, potrei raccontare qualunque cosa, ma forse anche lei che è piemontese, Presidente, qualche cosa la potrebbe dire. E poi abbiamo Astoi. Ieri lei ha fatto un accenno. Mi dia ancora un minuto, non dirò tutto quello che ho ancora da dire, però lei ha fatto un accenno ai tour operator e ha detto una cosa che io condivido. Ha detto, io mi auguro che il prossimo provvedimento contempli qualcosa in più per i tour operator. Ebbene, questo è un live motive. Noi tutte le volte sentiamo dire che il prossimo provvedimento ci sarà qualcosa che interesserà a qualcuno o a qualcun altro. Ebbene, glielo dico io cosa dice Astoi. Il decreto rilancio, si può dire senza tema di smentita che ogni aspettativa è stata disattesa e l'impressione è che non vi sia l'intenzione di salvaguardare un comparto e una buona parte delle 80 famiglie che vi lavorino. Chiudo, davvero Presidente, e la ringrazio per il tempo che mi ha dato in più, facendo un accenno a colui che in qualche modo mi dà grande soddisfazione, il Ministro del Turismo. È un uomo straordinario, nella sua altezza, nelle sue fattezze gentili. Peccato che per un comparto che rappresenta il 13% del PIL, che rappresenta tantissime imprese,
abbia proposto il bonus vacanze. Nell'affare assegnato 445 della commissione che lei, in cui lei è, abbiamo intervistato tantissime associazioni e tutte, lo dico senza timore smentita, l'ANCI è della mia commissione, Croati è della mia commissione, senza timore smentita sul bonus vacanze c'è stata unanimemente una critica. Critica, perché è evidente che non gli si può dire a quelli del comparto del turismo che per salvare il turismo devono metterci soldi dopo che sono stati in crisi, dopo che è 60% in meno. Non glielo puoi dire! Allora copiate bene, vi prego, nella logica della collaborazione, copiate bene 300 euro a persona fisica che devono avere immediatamente purché stiano in Italia e utilizzano i tour operator. Era semplicissimo. Meno male che una cosa l'ha fatta quel ministro lì, semmai è un ministro del turismo. Non ha toccato la legge Centinaio. Viva Dio, una cosa l'abbiamo fatta bene.